Bene, ho finito di allenarmi e diciamo due parole riguardo l'integratore che ho preso prima dell'allenamento, cioè 8 grammi di citrullina malato. La citrullina non è presente solamente sotto forma di integratore, ma anche in diversi alimenti, in primis negli strati più esterni dell'anguria, ed è prodotta dal nostro corpo a partire da due meccanismi. Dall'arginina nella sua conversione in ossido nitrico come sottoprodotto appunto da origine alla citrullina, e partendo dall'azoto della glutammina avviene la produzione della maggior parte di citrullina presente all'interno del nostro corpo, quella che assumiamo direttamente attraverso gli strati più esterni dell'anguria. Attraverso un'integrazione viene assorbita a livello intestinale attraverso dei trasportatori sodio-dipendenti e si è vista più efficace rispetto alla supplementazione dell'arginina direttamente nell'innalzarne i livelli. E come funziona la citrullina? Attraverso due meccanismi principalmente. Da un lato determina un maggior apporto di sangue a livello cellulare e quindi anche a livello muscolare. In che modo? Determinando un aumento dei livelli di arginina che ha questa azione di vasodilatazione. Vi ripeto, effetto che è stato riscontrato con la citrullina, non è stato riscontrato con la supplementazione diretta di arginina per osso, per bocca. Secondo effetto riguarda l'ATP. La citrullina determina una più rapida rigenerazione e una più lenta degradazione di ATP, principale fonte energetica delle cellule e quindi anche del miocita. Tutto questo che significa? Che la citrullina ha un po' di evidenze alle spalle nel migliorare la performance anaerobica. Ricordiamo che essendo un integratore comunque va inserito in un contesto dietetico vario, bilanciato, e soprattutto l'allenamento deve essere fatto bene. La citrullina di per sé non determina un effetto ipertrofico, aiuta nel momento in cui ci si allena in un certo modo. Per esempio l'allenamento di oggi puntava molto sullo stress metabolico e la citrullina l'ho usata proprio per questo. Magari chi si allena sul range di ripetizione abbastanza basso, chi fa un allenamento neurale, magari la supplementazione di citrullina va evitata e preferita quella di un altro integratore come la creatina. Comunque è un integratore che ha un pochino di evidenza alle spalle rispetto ad altri tipo arginina, tribulus, ne ha molta di più. Ci vediamo al prossimo video.